tutti gli esseri umani contengono una dose di creatività straordinaria e se uno si esprime e ha il diritto di farlo, sta bene. Esprimersi rafforza il quadro immunitario. Crollano le multinazionali delle medicine se gli esseri umani imparano ad esprimersi. Ma esprimersi non vuol dire soltanto scrivere un libro o fare un film, vuol dire anche toccare con infinita grazia il naso di un burocrate che ti sta davanti, riuscendo a farlo in modo tale che lui ritrova un sentimento umano. Capisci? Vuol dire anche guardare una ragazza e dirle vorrei fare una passeggiata con te. Vuol dire anche sedersi su una panchina ed essere grati alla panchina perché ti fa star seduto. Ed è così fedele. Ogni volta che tu ti avvicini, ti siedi e la panchina ti offre di star seduto. Ecco, questo è. Sarei felice che ci fossero 6 miliardi di persone che si esprimono, perché allora veramente il grande mosaico della realtà avrebbe finalmente una fisionomia credibile, un volto leggibile. Invece di 6 miliardi di visioni del mondo, ne abbiamo soltanto due o tre abbastanza corrotte, abbastanza squallide, che vogliono a tutti i costi dimostrare che il mondo è orribile, è pieno di gente che sgozza altra gente. Invece no, il mondo per fortuna rimane straordinario. E un giorno si narrerà finalmente la storia, ma non la storia di questi 20-30 farabutti che impediscono a tutta l'umanità di vivere, ma la storia proprio di tutti questi 6 miliardi di esseri umani, ognuno dei quali ha un percorso, ognuno dei quali ha un'emozione, ognuno dei quali ha un destino comunque unico e comunque diverso da qualsiasi altro, no? La sessualità ti posso dire quello che ho imparato io stesso facendo una ricerca di 3 anni, e cioè ho scoperto una volta e per sempre che la tenerezza, la sessualità e l'amore devono stare sempre uniti insieme, esattamente come cuore, polmoni e fegato devono stare nello stesso corpo, altrimenti si tratta di una persona o morta o invalidata. Perché ho scoperto questo? Perché una delle grandi astuzie di questa cultura ostile agli esseri umani consiste nell'aver separato questi tre elementi della tenerezza, della sessualità e dell'amore. E allora la tenerezza senza sessualità e amore produce ipocrisia. La sessualità staccata dalla tenerezza e dall'amore produce pornografia e l'amore isolato dalla tenerezza e sessualità produce misticismo, e infatti noi viviamo in una società che si presenta come una società ipocrita, pornografica e mistica. Nota tra parentesi che l'ipocrisia, la pornografia e il misticismo sono tre prodotti di gran vendita, cioè rendono, sono vendibili. Ci sono due tipi di soldi, ci sono i soldi pratici, che sono quelli che ti evitano di andare a comprare il latte con una pecora sulle spalle per dargli la pecora in cambio dei prodotti che lui ti dà, e cioè, quelli sono dei soldi per così dire benedetti, in quanto vai lì con un pezzettino di carta e lui ti dà le patate, frutta, eccetera. Questo è fantastico. Poi ci sono invece i soldi che si sostituiscono appunto a te e che sono patologici, nel senso che quando l'essere umano ha da mangiare, c'è un posto dove dormire, qualsiasi denaro che ha in più è una sconfitta, perché vuol dire che lui non vede più il mondo, non incontra davvero più nessuno, non sogna. Chiunque non è capace di farsi degli amici ha bisogno di soldi per comprarsi gli amici. Chiunque non è capace di amare una o varie donne ha bisogno di soldi per comprarsi le donne. Chiunque non ha idee, ha questa protesi. Chiunque non è più capace di possedere il mondo ha bisogno di soldi per possedere almeno, non so, un pezzettino di mondo. Allora spessissimo capita che uno, sentendomi magari parlare, dice, io dico le stesse cose che direbbe un albero se parlasse, vada bene, non è che dico delle cose particolarmente profonde, ma dico delle cose che sento. E allora magari pensano che io, non so, quando dico che bisogna lavorare un giorno a settimana, sono uno snob miliardario, che invece io ho sempre fuggito il denaro, ho la benedizione di provenire da un'infanzia al di là della miseria, cioè
inferiore a uno stato di miseria. Spesso, curiosamente, le persone invece di pensare ai significati cercano delle obiezioni di tipo fantastico, come dirà, sì, ecco, lui parla così perché c'ha i miliardi, invece, per carità, che i miliardi parla in ben altro modo, anzi, quasi sempre tace, perché non ha niente da dire.